Ben ritrovati sempre qui alla Galleria Artisticamente di Pistoia. Oggi presentiamo le opere di Marcello Russo Kraus. L'emozione dell'incontro con la natura fissata sulla tela per consegnarla alla memoria, al tempo dell'arte che dura oltre il tempo dell'uomo. Tutta l'opera di Marcello Russo Kraus risponde a questa esigenza espressiva, con una coerenza tematica e stilistica che fa dei suoi lavori un canto unico. Se è vero che il paesaggio nasce ogni volta che lo sguardo dell'individuo si posa sul mondo esterno, in questo caso lo sguardo dell'artista decreta la nascita di paesaggi tra loro diversi, eppure in gran parte accomunati dal medesimo stato d'animo, una malinconia distesa, perdita d'occhio nei cieli grigi dell'autunno, permeata di silenzi nei sentieri solitari e a volte persino struggente negli specchi d'acqua dove poche barche raccontano di solitudini profonde, di cose amate e perdute per sempre. Un sentire profondo che si manifesta in ogni passaggio di spatola dato con gesto sapiente e con una gamma cromatica dai grigi ai verdi profondi fino alle screziature di giallo, come pure in una costruzione dello spazio che invita l'occhio a procedere dal primo piano allo sfondo in un crescendo di sensazioni. In altri casi, invece, i panorami si accendono di tinte solari, luminose, intrise di gioia, un richiamo alla vita, alle stagioni che rinascono nel mondo naturale e prima ancora nell'interiorità dell'artista. Il paesaggio siamo noi, ci racconta, ci appartiene, è lo specchio sensibile del nostro continuo divenire. Questo sembra dirci Marcello Russo Kraus, con un linguaggio caro alla tradizione eppure capace di aggiungere parole nuove e altrettanto nuove visioni ad uno scenario senza tempo. Vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo la prossima volta, sempre qui, alla Galleria Artisticamente di Pistoia.